C'è voluta tanta, tanta pazienza e la calma della grande squadra. C'è voluta la qualità nell'azione tra Valentina Cernoia e Amanda Nilden che hanno confezionato il gol della vittoria, ma c'è voluta anche una grande parata di Però Magnan nei minuti di recupero. Una vittoria da grande squadra, una vittoria sofferta, una vittoria nella prima partita contro la Sampdoria femminile nella storia delle Juventus Women ed una vittoria che lancia le nostre ragazze in solitaria in vetta alla classifica della Serie A femminile, aspettando chiaramente poi la gara di Champions di martedì prossimo contro il Wolfsburg. Sorelle e fratelli, ciao a tutti, ben ritrovati, buon venerdì, buon fine settimana, benvenuti in questo mio nuovo video. Andiamo a parlare un video normale nel quale un video canonico nel quale torniamo a parlare delle Juventus Women che oggi 5 novembre 2021 alle ore 14:30 in quel del campo Riccardo Garrone di Bogliasco hanno giocato l'anticipo dell'ottava giornata della Serie A femminile. Questo perché la prossima settimana, martedì, ci sarà l'importantissimo terzo match di UEFA Women Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg. E allora oggi in anticipo io ho seguito praticamente la partita sullo smartphone su Juventus TV tra l'ufficio e poi tornando a casa si è giocato l'anticipo dell'ottava giornata ed è stata veramente una partita complicata, una partita difficile da vincere contro una Sampdoria che non subiva gol da 3 partite consecutive. La prima partita per quanto riguarda il calcio femminile tra Sampdoria e Juventus, perché la Samp ha acquisito i diritti sportivi del San Gimignano e allora adesso anche i blucerchiati hanno la loro squadra femminile. C'è stato turnover e questa è una cosa molto importante che va sottolineata perché Mister Montemurro sta attingendo praticamente al 100% alla rosa che ha a disposizione. Perché? Perché chiaramente turnazioni importanti, turnazioni essenziali, perché oltre al campionato in questa stagione c'è anche la Champions e allora hanno riposato Lundorf, hanno fatto un po' di minuti a testa Gama e Salvai, ha riposato Lisa Boattin, ha riposato Martina Rosucci, ha riposato la Bonansea, insomma molto importante la rosa della Juventus nel doppio impegno settimanale perché poi dopo alla fine non cambia il risultato perché le women vincono, soffrono, magari non convincono appieno, però riescono a vincere. Andiamo a vedere subito le occasioni, diciamo gli highlights, tra virgolette, la cronaca di questa che è stata veramente una partita complicata, veramente complicata da vincere da parte delle Juventus Women. Minuto 17, la Bonfantini incontenibile a destra, palla al centro, ma la Bab, il portiere della Samp, anticipa Arianna Caruso. Minuto 19, sinistro della Staskova che va però alto alla destra della porta della Bab. A seguire è stato identico l'esito sui tentativi della Cernoia e della ancora Caruso. Al minuto 33 del primo tempo c'è stata la vera palla gol importante per le women, allorché c'è stato l'assist di Lina Hurtig, mancino a incrociare di Staskova che sfiora il palo alla sinistra della Bab. La Sampdoria non ci ha provato praticamente mai fino ai minuti di recupero, allorché dopo si è trovata sotto e ha cercato di andare a pareggiare. Il canovaccio della partita è stato sempre questo: pallino del gioco, palla e pallino del gioco veramente alle women che hanno attaccato, magari peccando sull'ultimo passaggio in lucidità, cercando di far crollare il muro difensivo eretto davanti a
alla Bab da parte della Samp. Secondo tempo, una partita che è stata avara di occasioni, perché? Perché la Samp si è difesa bene, si è difesa veramente con grande ordine. Minuto 51, punizione della Caruso che sfiora l'incrocio dei pali. Al minuto 60, in rovesciata, ha tentato l'Eurogol ancora Arianna Caruso, ma la palla è andata fuori. È stato però il preludio al gol e ci è voluta tanta, tanta qualità per andare a confezionare il gol vittoria che arriva al minuto 76. Lo segna la Cernoia, ma è stato bellissimo il fraseggio al limite dell'area di rigore sulla sinistra. Cernoia, Amanda Nilden in profondità, l'imbucata, il movimento senza palla della Cernoia, il sinistro chirurgico che finalmente batte la Bab e dà il gol partita alle Juventus Women. E poi, come detto, in una partita che le Women hanno quasi, nella quale hanno quasi segnato poi il gol del 2-0, grazie a Cristiana Girelli, che è subentrata poi nei minuti, praticamente dal 75esimo, abbiamo rischiato la beffa, perché è stato l'unico errore della Lenzini che si è fatta praticamente sfuggire la Borgi, ma è stata bravissima il nostro portiere, la Pero Magnan, che nell'unica palla gol importante della Samp è uscita bene, ha chiuso la porta e ha evitato la beffa veramente clamorosa. Le Women che sono scese in campo con il 4-3-3 con Pero Magnan in porta, voto 7, difesa con Irinen, voto 6, Gama 6,5, dal minuto 62 la Salvai, voto 6, Lenzini 6, Amanda Nilden 7, a centrocampo la Caruso, voto 6,5, dal minuto 75 la Girelli, voto 6, Zamanian, voto 6, Cernoia, voto 7,5, chiaramente MVP della partita, perché? Perché ha segnato il gol decisivo. Dal minuto 91 è entrata la Beccari senza voto, e poi l'attacco Bonfantini, voto 6,5, Staskova, voto 6, dal minuto 91 la Pfattener senza voto, e poi Hurtig, voto 6, dal minuto 62 la Pedersen, voto 6, che ha messo ordine e ha fatto veramente poi dopo la differenza a centrocampo. Da portare all'evidenza il fatto che nei minuti concitati di recupero Mister Montemurro ha buttato dentro la Beccari e la Pfattener, che sono due classi 2004, a dimostrazione, come detto, non solo della profondità della rosa delle Women, ma anche della piena fiducia che abbiamo nelle nostre giovani. Le Women che comandano la classifica. Chiaramente hanno una partita in più, perché tra domani e domenica si giocheranno le restanti partite dell'ottava giornata della Serie A femminile. 24 punti, secondo il Sassuolo a 18, a 16 punti c'è poi il Milan e via via tutte le altre. E adesso focus, obiettivo. Martedì ore 21 Allianz Stadium, se potete andatele a vedere perché ci sono ancora i biglietti disponibili, la terza partita decisiva del nostro girone della UEFA Women Champions League con il Wolfsburg, perché sul Wolfsburg cercheremo di giocare le nostre chance per accedere ai quarti di finale della massima competizione europea femminile. È tutto, vi saluto, a seguire arriverà tranquilli il pronostico PES di Juve Fiorentina ai prossimi appuntamenti, e come sempre fino alla fine. Vamos Women! Ciao a tutti e a domani!